prodotti finiti ne abbiamo. Ciao a tutti e bentrovati sul canale. Oggi il consueto ciclico video dei prodotti finiti. Ho raggruppato un pochino di cose e quindi sono pronta per farvele vedere, perché sono cose molto utili soprattutto per l'estate. Vado un po' random. Acqua micellare è lo struccaggio preferito in questo periodo. Addizionato alle salviette struccanti è l'unico modo in cui mi strucco d'estate. Questa però acqua micellare è un po' blanda, quindi non ve la consiglio. Vi consiglio invece la sua sorellina più piccola, lo struccante per gli occhi, che io uso per tutto il viso e che ha la potenza necessaria per eliminare e rimuovere ogni tipo di trucco. Quindi lei è bocciata, ma quella più piccola in confezione verde alla Lidl, assolutamente da provare. Ho finito questo barattolone di maschera, il Vive Full Resist Power Mask. Devo dire che è molto molto efficace, non ha un inci super pessimo, ha un profumo delizioso. L'unica cosa che proprio non mi piace di questo prodotto è il packaging, che mi ricorda un po' le compressine, quelle che gli integratori degli sportivi, e non mi piace questo packaging nero e fucsia. Nella doccia non sta, nella mia doccia non sta particolarmente bene, però il contenuto sulla mia testa sì. Quindi lo ricomprerei? Sì, perché è un buon prodotto, perché funziona e funziona anche come balsamo, quindi non ha necessità di stare in posa tantissimo per avere un effetto districante. Qualora lo voleste usare come maschera è ottimo, ma anche come balsamo fa il suo sporco lavoro. Fantastico. Ho finito, e me ne dispiace un botto, l'olio di cocco, questo che era fantastico. Un profumo di cocco meraviglioso, è biologico, spremuto a freddo, aveva un sacco di proprietà, meraviglioso, vegano assolutamente. Ne ho preso un altro sempre su Amazon, però vi lascio il link di questo, che costa un po' meno quello che ho preso successivamente e non fa nessun profumo. Questo invece, se volete un profumo di cocco che vi accompagni dolcemente durante le vostre giornate estive, è meraviglioso. Metto i residui, molto molto buono come fragranza. Ho finito della Beyoncé quest'acqua termale. Mi piace? No, perché ha l'odore dell'acqua termale, quindi puzza, e spruzzarsi una cosa che puzza a me non piace, anche se ha le proprietà termali e tutto quello che volete. Capite bene che non la ricomprerò. Ho finito, e ricomprerò non subito perché adesso ho tantissimi balsami, tantissime maschere acquistate. Questo Air Food l'ho voluto provare perché è il nuovo all'anguria. Allora, il profumo secondo me è più di melone che non di anguria, però va bene, non ci è difficile riproporre il profumo di anguria. Il packaging è spettacolare, l'effetto è molto buono, molto districante e disciplinante. Qua lo dà come rivitalizzante, ma l'effetto che ho avuto io effettivamente è un effetto molto disciplinante e mi piace molto. Ho finito lui, un deodorante veramente carino, discreto, ottimo, funge, fa il suo mestiere. In estate cominciava a barcollare, ma in primavera, diciamo così, è stato il mio compagno. È un no gas di Licia, The Evolution, senza sali di alluminio, antiodore e regola la sudorazione, life proof freshness per 24 ore, per 48 ore, non lo so. Io di solito ho l'abitudine di lavarmi mattina e sera, quindi non ho potuto testare l'efficacia nel tempo, ma in generale mi è piaciuto moltissimo, sia come fragranza è molto delicato, che come resa è molto efficace. Ho finito il mio primo abbronzante, ragazzi, ho usato lui, il Bilboa Spray Solare Effetto Seta Protezione 30. L'abbronzatura che mi vedete sfoggiare con orgoglio la devo esclusivamente a lui, per quanto riguarda da qui in giù. È ottimo, è veramente ottimo, e la cosa che mi piace maggiormente di questi solari al cocco è il profumo della Bilboa linea cocco, è il profumo. Perché pongo l'accento sul profumo? Perché
una fragranza buona vi invoglia a ripetere l'operazione di incrematura, diciamo così. E per me era proprio un piacere spalmarlo perché emanava questo profumo di cocco meraviglioso. Ora ne ho un altro, il latte, della stessa linea, ha lo stesso profumo. Questo era anche buono perché spray, era molto veloce da spruzzare, molto facile, si stende facilmente, non lascia residui, non è particolarmente appiccicoso, si assorbe e regala una abbronzatura dorata e uniforme che mi è piaciuta, mi piace, infatti sto continuando ad usare prodotti di questa linea. Ho finito Intima Più, questo lo prendo da acqua e sapone, è un detergente intima antibatterico a base di camomilla che trovo buono, non, senza infamia e senza lode, costa poco e ha una resa tipo saugella, quindi un ottimo prodotto. Ho finito, ma è già in uso, una confezione, qua dentro c'è il tubetto, vedete che non baro, di Acqua Fresh Intense Clean, eccolo qui. Questo è un dentifricio spettacolare. La cosa fantastica di questo dentifricio è l'alito fresco che regala dopo aver finito di massaggiare i denti con lo spazzolino. Diciamo che il fresco dura per una buona mezz'ora anche dopo e devo dire che è una sensazione gradevolissima. Costa pochissimo e quindi promossissimo. Ho finito della Sien il remover solvente per smalto senza acetone, è ottimo questo, infatti l'ho già riacquistato, costa pochissimo, lo trovate alla Lidl e c'è anche la versione blu che è un pochettino più aggressiva, ma io preferisco quella rosa. Ottima, ottima, ottima. Sempre di Sien, sempre di Lidl, ho finito un tubo, forse anche due, di dischetti struccanti. Questi non sono 100% cotone, però sono 140 pad con la giusta consistenza. Hanno un 20% di poliestere che li rende tenaci, quindi non si sfaldano tra le dita e a me piacciono molto. Ho finito Dentalux gli scovolini interdentali, mi raccomando non dimenticate di completare la vostra igiene dentale utilizzando anche degli scovolini. Vedrete che le vostre gengive vi ringrazieranno, questi della Dentalux sono molto molto buoni. Ho finito una saponetta Dove, in questo periodo ho riscoperto la gioia delle saponette e le mie preferite in assoluto, sicuramente per viso ed ascelle, sono le Dove. Devo dire ottima, mi trovo bene, non mi creano secchezza, puliscono bene. Sapete quando vi pulite con l'acqua micellare e poi vi rimane quel residuo qui o in qualche punto che non siete riusciti a vedere, tipo quassù? Bene, con questa togliete via tutto, sensazione di fresco, pelle morbida e nutrita, ottima. Ho finito una confezione di testine, queste sono le testine per Simil Oral-B che prendo su Amazon, sono veramente spettacolari e devo dire che mi piacciono tantissimo, quindi se volete un sostituto buono delle Oral-B, delle testine a poco prezzo, prendete queste. Vi metto il link qui giù in info box. Ho finito la Moisture Surge di Clinique, una ottima crema idratante per questo periodo, idrata molto bene, per le pelli grasse ha un buonissimo profumino, per le pelli grasse dà un pochettino alla lunga l'effetto lucido, che in estate però non mi disturba particolarmente perché rende un po' il tutto luminoso, è come se appunto vi illuminasse la pelle è molto nutrita, ma è molto buona come cremina idratante leggera da sopportare con i caldi estivi, quindi ve la segnalo. Poi, due mascherine, una per i piedi, questa della Dr. Scholl's che non mi è piaciuta, sono le calzettine da mettere, ma è molto, ha glicerina, urea, cioè, però è molto siliconica, infatti al quarto posto c'è il dimeticone, non l'avevo visto, l'ho acquistata, quindi non dà nessun effetto duraturo, ma soltanto un apparente effetto di morbidezza che appena lavate i piedi naturalmente va via, quindi non la ricomprerò, mentre continuerò ad usare
queste mascherine di Labutè che io compro su Amazon e sono spettacolari. Questa al burro di karité è stata di un restitutivo pazzesco. Il primo giorno di mare mi ero un po' sbruciacchiata, ho messo su questa e la situazione è rientrata immediatamente. Sono ottime, sono di un tessuto super leggero, sono maschere in tessuto però leggere, che si attaccano perfettamente al viso, aderiscono perfettamente, non gocciolano ma sono cariche di siero e proprio le sentite che nutrono fortemente la pelle, quindi stupende. Le ultime tre cosine: ho finito la lip liner di Essence, l'automatica, la Stay 8 Lip Liner nella colorazione 01 Because Done, ed è bellissima questa matita, un nude scuro rosato. Ho finito il mio mascara, l'Ultra Joss di Sephora, che devo andare a ricomprare da Sephora, non ho avuto tempo, io senza di lui sono persa. Ve lo consiglio, è il miglior mascara in commercio al momento, secondo me. Ha uno scovolino pestifero, questo qui molto piccolo, che comunque districa e volumizza le vostre ciglia all'infinito. È un moltiplicatore di ciglia questo. E poi, ultima cosa, e mi fermo per un po' con le Swiss, ho finito questo prodotto di Swiss, capelli e unghie. Ottimo, ottimo, è unghie, pelle e capelli. La cosa su cui dà il miglior effetto è la pelle, ma anche le unghie. Appena lo smetti però retrocedi, nel senso gli effetti cessano di esistere. Però è pure vero che io faccio due cicli e poi sto un po' senza, due cicli e poi sto, diciamo che in un anno lo faccio tre volte il ciclo di Swiss. Mi trovo benissimo con questo integratore, veramente veramente bene per unghie e pelle, è fenomenale. Bene, questi i miei prodotti finiti del periodo, sono tutti prodotti, quasi tutti i prodotti che mi sono piaciuti tantissimo. Quello che ho amato in assoluto di più è questo, quindi consigliatissimo, insieme a questo, i due miei super preferiti. Quello che ho odiato in assoluto di più è questo, bocciatissimo, l'unico bocciato forse, no, insieme anche alla maschera, ma questa non l'ho odiata particolarmente perché nel momento in cui l'ho fatta mi è anche giovata. Quali sono invece i vostri prodotti? Avete qualche sostituzione per i miei? Fatemelo sapere qua sotto, ditemi qualche solare dal profumo esotico meraviglioso, suggeritemi appunto in questo periodo tutti i prodotti che hanno un profumo celestiale. Io aspetto le vostre dritte e intanto vi do appuntamento sempre qua per un prossimo video. Un grande bacio a tutti e buona estate. Ciao.